Guardate questa scena, la riconoscete? È la spiaggia di Rena Maiori in Sardegna, dove sono state girate alcune scene della Sirenetta, il remake in live action del cartone animato dell'89. Sì, c'è anche un po' di Italia nel film che sta facendo chiacchierare gli appassionati in questi giorni. La spiaggia si trova nei pressi di Aglientu, in provincia di Sassari. Lì c'è lo scoglio dove Ariel emerge e osserva per la prima volta il mondo in superficie e se ne innamora. La scelta non è stata di certo casuale, perché a parte la bellezza del mare e delle spiagge, il villaggio che si trova nei pressi della spiaggia è stato fondato da una comunità di belgi che erano molto affezionati alla fiaba di Hans Christian Andersen, tanto da dedicare strade e piazze alla Sirenetta. Ancora oggi ad Aglientu troviamo Piazza Serenella, che era la traduzione in lingua locale della Sirenetta, via Tritone, via dello Squalo. E a Golfo Aranci, pensate, riaffiora dalle acque proprio una statua della Sirenetta, il tutto ben prima dell'arrivo di Ariel. Il castello del principe Eric, invece, è arroccato su una collina che si specchia nel Golfo della Sinara ed è il simbolo di Castelsardo, borgo medioevale circondato da una costa spettacolare. Ma come sono state realizzate tutte quelle scene sott'acqua? Pensate che la protagonista Hal Bailey si è sottoposta a 3 mesi di addestramento per girare quelle riprese. Prima ha nuotato in una gigantesca vasca dotata di un motore per le onde artificiali, un po' come Harry Potter nella scena del lago del calice di fuoco. E poi hanno usato un blue screen in studio, dove era legata ad un'imbracatura e si muoveva dando per davvero l'illusione che fosse in acqua. L'attrice ha raccontato che il più delle volte la troupe usava una pallina da tennis o una versione rimpicciolita di Sebastian per direzionare il suo sguardo sott'acqua. A proposito, uno dei problemi più grossi del film, ahimè, riguarda la computer grafica. Molti fan infatti hanno detto che i colori sono spenti, la scenografia è troppo buia e i movimenti degli umani non sono sincronizzati bene con le code realizzate in CGI. La vera nota dolente però sono gli animali. Già nel live action del Re Leone vedere questi felini parlare era stato un po' strano, qui le cose si fanno a dir poco inquietanti. Sta tutto negli occhi. Sebastian li ha piccolissimi, quasi stilizzati. Quelli del gabbiano e del pesciolino Flounder sono vitrei. Anche perché il cartone originale aveva negli sguardi l'anima di ogni personaggio. Proprio da lì infatti veniva trasmessa la loro vivacità, il loro spavento, le loro emozioni. Nessuno è carino e coccoloso e sembrano quasi un po' tutti sofferenti. Il loro design, secondo molti utenti, è talmente inquietante da farlo sembrare quasi un horror. Unica eccezione, la Ursula di Melissa McCarthy. È quella che esce sicuramente meglio sia in termini di animazione che di carisma. E voi cosa ne pensate? Avete già visto La Sirenetta? Fatemelo sapere nei commenti, iscrivetevi al nostro canale YouTube Ciacche Azioni e attivate la campanellina. Seguiteci su Facebook e Instagram, dove tutti i giorni parliamo di film e serie TV. Al prossimo video!